Colombo, c'è la Coppa Italia, c'è la possibilità di far giocare tanti ragazzi che magari hanno avuto meno spazio, ma conferma, c'è la volontà di andare avanti. L'obiettivo è quello di creare comunque una mentalità vincente, quindi anche una partita di Coppa Italia dei primi turni serve per incrementare questa mentalità. E poi sì, c'è la possibilità per chi ha giocato meno di trovare lo spazio necessario per dimostrare il proprio valore, che in allenamento è evidente e lo stanno dimostrando. Quindi, come dicevo in altre circostanze, ogni tanto per l'allenatore è un problema lasciare fuori dei giocatori che si allenano bene, domani hanno la possibilità di mettermi ancora più in difficoltà e soprattutto dimostrare quanto valgono e di meritare comunque Pescara. Che Gubbio si aspetta domani? Ma che rispecchi il proprio allenatore, quindi un Gubbio organizzato, un Gubbio che vuole vincere, e soprattutto è anche un modo per confrontarci con una squadra che è in testa alla classifica di un altro girone. Ti chiedo l'ultima cosa, ha parlato con Sebastiani del prolungamento di contratto, perché oramai a Pescara c'è la colombomania. Ma assolutamente no, cioè veramente è talmente prematuro questo discorso, ma semplicemente perché nel calcio sono talmente consapevole che le cose possono cambiare da un momento all'altro, in negativo e in positivo, che oggi dobbiamo solo pensare di lavorare, e se dovessimo lavorare bene, inteso come staff e come squadra, allora a fine stagione tireremo le somme, ma di sicuro non mi focalizzo adesso su quello che sarà il futuro più lontano. Oggi pensiamo al presente e al futuro prossimo, facendo del nostro meglio e cercando di continuare a fare quello che stiamo facendo.